adesso diciamo insieme la formula magica, di A, Bra, Da, Do, Bra. Oh, benissimo, benissimo. Adesso tu hai tutte le potenzialità per dire la formula magica della felicità. E voi sul retro vi sareste incontrati sul retro. Se lui era davanti e voi davanti, vi sareste incontrati davanti. Se lui era sul retro e voi davanti, o lui davanti e voi sul retro, vi sareste incontrati qui. Ti prometto che il messaggio lo leggerò. Il piccione invece me lo mangio, quindi mandalo grosso, tipo Dumbo. Anastasia, sono entrato davanti alla porta sul retro. Non ci provare. Volete cenare con me una di queste sere? No. Grazie. E dai, Anastasia, ho bisogno di 1000 fiorini. 1000 fiorini? E che cosa ci devi fare con 1000 fiorini? Comprarci un cantiere edile? Un regalo di compleanno per la mia fidanzata. Ah, e che le regali? Un cantiere edile? E lui davanti e voi retro. Davanti, avete capito? Sì. E vedete il dottor Scannarello davanti a voi? Sì. No, no. Bene, arrivederci. Sono una libera professionista io. Guadagno solo se ho i clienti. Sei tu che hai la fortuna di avere un posto fisso. Oh, la prego, a casa mia, preparo un goulash da leccarsi i baffi. Io non ce li ho i baffi. E comunque detesto la cucina francese. Sono bravissimo, sai, non mi riconoscerà mai. Piuttosto gli dovrei fare la lepre fuggitiva. Allora quando mi cade? Sì, lo vedo che avete una spada, non c'è bisogno di sbandierarlo ai 4 venti. Mi stanno entrando nei pantaloni. Oggi è il 29 e domani è il 30. Ah, beh, allora vi pagherà il 32. Come posso aiutarti? In fondo sono solo una povera donzella indifesa. Parla. I soldi per pagare i tuoi debiti ce li darà il tuo padrone, Orgone. Sappiate che io non sono certo uno stupido, so che sono in perfetta salute. Oltretutto voi mi date l'idea di essere un ciarlatano. Sappiate che non mi fido dei medici, in particolare non mi fido di voi. Io sono tranquillissimo, Anastasia, ma la prossima volta che scoggete un piano dove finisca la mia vita, gradirei che prima mi avvisassi. Se Orgone mi uccide, sono morto. Se Orgone non mi uccide, muore lui, sono morto comunque. In ogni caso, fra qualche minuto qua ci sarà un bel mucchio di cadaveri. Ah, sono io, idiota! È lui, idiota! Dovete pagare una multa di... Ma quanto c'è quel sacchetto? 200 fiorini. La multa è di 200 fiorini! Benissimo! Non gli avessi promesso di pagargli la vita.